Questa sera ci occupiamo di un toponimo di Clusone, termine che indica una parte che si trova nella zona più bassa del paese, il Lirù. Il Lirù o Lirone è appunto, fa parte del sistema, piccolo sistema idrografico meridionale della zona di Clusone e dell'Altopiano. Si tratta di un piccolo corso d'acqua molto ridotto, originante nella piana, che scorre in prossimità della base del massiccio del Formico e raccoglie le acque provenienti dagli implugi del Formico e che dopo confluisce poi con la Val Flèche. E dopo 3 km si getta nel Serio. Noi sappiamo che l'altopiano di Clusone, stesso l'altopiano di Clusone, è un alveo fluviale. E gli scavi che hanno fatto fino a 250 metri circa hanno evidenziato la composizione del terreno fatta di limo, fango, ma anche di sabbia e ciottoli di fiume. La zona dell'altopiano però ha una diversa permeabilità. In questa zona qui la impermeabilità è maggiore, vuole dire poi l'acqua rimane in superficie e scorre. In questa zona ha sempre creato una sorta di allagamento, una moia, detta in bergamasco, no? Al di qua della zona coltivata a grano turco, a frumento e a orzo. Questa zona, questa moia, è la zona del Lirù. E il toponimo Lirone è citato in epoca storica. È citato addirittura nello statuto del comune di Clusone 1460-1480, quando questa zona, questo piccolo corso fluviale e la zona allagata, era il confine per i Mandriani. C'è un articolo dello statuto del comune di Clusone che dice De pena facentis masonem ultra Lironem, perché oltre questo confine era proibito fare masone, cioè stabulare anche di notte con il bestiame per proteggere appunto i pascoli del Pianone e i boschi di San Lucio di Pianone. Il problema linguistico è il toponimo Lirone o Nirone, in altre Italie è associato a corsi d'acqua, torrenti, ma anche a canali di scolo, ma anche a canali che regolarizzano vecchi corsi fluviali. È un toponimo che troviamo in diverse parti dell'Alta Italia, dalla zona di San Benedetto Po fino alla Val di Intelvi, eccetera. Ma da dove viene? Probabilmente questo termine Lirone viene da Largiorem, che è un vocabolo latino che indica un canale più largo, no? Probabilmente è riferito a questo canale di scolo, che è stato poi utilizzato anche in epoca moderna e quindi allargato, per far defluire le acque che stagnavano in questa zona. Che sia stata una zona allagata e che lo fosse già anche ancora nell'Ottocento è testimoniata dai rilievi fatti dal governo austriaco sull'agricoltura clusonese quando indicò questa zona molto spesso allagata e anche frequentata da uccelli. Negli anni 1860-1870 sono citati abbondanti cacciagioni in questa zona, di uccelli di passo che si fermano in questa zona pianeggiante ma con acqua stagnante.